Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Parliamo di una seduta movimentata, possiamo dire così, perché addirittura c'è l'opposizione che ha lasciato l'aula, ma vi diciamo subito il tema è uno solo, quello che affrontiamo quest'oggi. Parliamo dell'informativa della Giunta regionale sul documento preliminare al piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche e quindi c'è stato questo come unico tema che appunto ha poi dato l'opportunità a noi di dedicare una puntata. Andiamo però per ordine perché si è chiuso con l'approvazione all'unanimità di due proposte di risoluzione. Una presentata dal Partito Democratico, l'altra da Italia Viva, il dibattito sull'informativa della Giunta sul documento preliminare al piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche. La seduta del Consiglio regionale si è aperta con un colpo di scena. I gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani hanno abbandonato l'aula prima che l'assessore Monia Monni presentasse l'informativa. Il lungo dibattito si è quindi concluso con l'approvazione degli atti collegati e illustrati nel corso degli interventi dai consiglieri del Partito Democratico e di Italia Viva, registrando peraltro su entrambe l'unanimità dell'Aula. Noi riviviamo questa mattina insieme dal momento in cui l'opposizione ha lasciato l'Aula alle motivazioni e poi anche i commenti della maggioranza. Vediamo insieme. Grazie, a questo punto è possibile altrimenti a favore uno sostanzialmente contro rispetto a questa ruota qui, se c'è qualcuno che vuole farla. Bene, una parola all'assessore Monni. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui rispetto a 15 giorni fa c'era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri prima del Consiglio il segretario generale in conferenza dei capigruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo, il Partito Democratico ha voluto andare avanti, spinto da una delibera del Presidente Gianni che, bontà sua, ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del Segretario Generale, dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura, di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. E invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio è che il parere del Segretario Generale, che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio, sono state derubricate a autorevoli opinioni, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'Aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti, chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze, ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Nei prossimi giorni valuteremo anche tecnicamente, anche giuridicamente, eventuali ulteriori nuove iniziative. In un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. E facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione, ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio, quindi a quelli della maggioranza. E si è mancato di rispetto anche al massimo organo, al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla Giunta e che è il segretario generale. Perché così facendo, con una delibera emessa all'ultimo momento, si è in pratica detto che se la Giunta dice che l'iter
procedurale che ha seguito va bene, praticamente se lo è autocertificata. E questo non è accettabile perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza, degli abitanti della Toscana, ma soprattutto perché così facendo si creano dei vulnus legislativi gravissimi. Abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato. E ci è stato chiesto, adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto, di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata. E noi, in coscienza e con onestà intellettuale, diciamo che questo non è possibile. E secondo noi non doveva essere reso possibile. Si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni, che hanno presentato degli atti di indirizzo, tutti molto diversi tra di loro, perché ciascuno di noi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha posizioni molto diverse sui rifiuti. Ma sappiate che quegli atti di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta straccia, perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi, già da mesi. Quindi significa che adesso noi siamo ridotti non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare e come, ma addirittura quello che presentiamo è carta straccia, siamo dei passacarte per la Giunta. Sicuramente siamo di fronte a un vulnus, come è stato detto, assolutamente evidente, un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta, che in questo momento si è totalmente disperso. Per quanto riguarda le iniziative formali, è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale. Questo sì, perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo, che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali, che non sono delle comparse in questo momento, ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio, perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa a colpi di atti della Giunta, che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo, c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. Il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi, soprattutto sotto il profilo degli investimenti. Quello che ci viene proposto è tutto fumo negli occhi. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Giani disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo l'esatto opposto. Allora trasformi. Infatti quello che lui aveva promesso all'inizio legislatura, perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti, perché quando la Giunta arriva e si impone sul Consiglio, ed è vergognoso che qualcuno dica che il segretario generale dà delle opinioni, perché il segretario generale non è pagato per dare delle opinioni, il segretario generale è quello che garantisce il Consiglio, e arriva un dirigente di Giunta che di fatto fa anche la parte del legislativo, e non è un legislativo, tra l'altro facciamo nome e cognomi, tanto è agli atti. Questo dirigente di Giunta è Edo Bernini, che è indagato sullo scandalo CEU, magari sarà innocente, però comunque insomma noi vederci bypassati da organi di Giunta, di cui in questo momento abbiamo anche qualche riserva, evidentemente insomma non ci troviamo proprio a nostro agio. Se i consiglieri del PD sono felici di accettare di non contare assolutamente niente all'interno dell'assise regionale, l'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta. E quindi qui bisogna essere chiari. O ci danno delle informazioni, ci danno dei dati, ci danno qualcosa su cui lavorare, o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo. Ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo, come è già successo nella scorsa legislatura con la riforma della sanità e come succede spesso con le grandi riforme. Attenzione, il piano rifiuti è in ritardo. Rischiamo di andare in procedura di infrazione, perché il PD lo doveva già emanare la scorsa legislatura. Vi è una discussione all'interno della quale sul piano dei rifiuti, cioè sulla pianificazione strategica, urbanistica, quasi più importante della Regione Toscana, il PD discute da solo.
ma discute talmente da solo che esiste un tema del tutto politico, che per la prima volta dopo un anno la Giunta ha messo una questione di fiducia, ha detto ai consiglieri del Partito Democratico, a prescindere da quello che il segretario generale vi ha detto, cioè che esiste molto probabilmente una fondatezza giuridica sulla pregiudiziale, dovete votare questo atto. Dovete venire oggi in aula e votare l'atto della Giunta, perché se così non fate si va tutti a casa. Questo è il riassunto, una questione di fiducia sul quale tutti i consiglieri di opposizione hanno detto ma qual è il problema? Certamente non stiamo qua né a scaldare le poltrone né a mantenere lo stipendio. Siamo pronti ad andare a casa e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'aula e abbiamo detto ai consiglieri del Partito Democratico fate lo stesso, lasciate la Giunta da sola, sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica, perché fra 3 anni può darsi e ci ritroveremo col piano dei rifiuti dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa ricozzaltare e quel piano viene annullato, annullando una pianificazione di 3 anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale che siamo noi stessi, cioè tutti i consiglieri, mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene. Siccome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà fattiva, siamo pronti a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni, b a fare tutti i percorsi, come hanno detto bene i consiglieri prima, che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'Aula, cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare. Per noi diventa inaccettabile. Domani a chi ci rivolgeremo noi quando abbiamo una questione che riguarda il Consiglio e i consiglieri? Alla Giunta o al Segretario generale? Noi vogliamo ancora continuare a fare quello che facevamo prima e nelle scorse legislature, cioè rivolgerci al Segretario generale del Consiglio regionale, naturalmente non alla Giunta. E secondo tema, naturalmente quando vi sarà il momento entreremo nel merito dei rifiuti, ognuno di noi con le posizioni, come ha detto prima bene la Presidente Galletti, diverse, perché abbiamo posizioni diverse, ma su un principio tutti quanti condividiamo il nostro stare in Consiglio, essere consiglieri regionali e rappresentanti dei cittadini, che se vi è anche soltanto un dubbio che le procedure non sono corrette o le procedure ci fermano o non avranno mai il consenso delle opposizioni, perché per noi la legalità, l'onestà viene prima e soprattutto viene prima il rispetto nei confronti degli elettori che ci hanno mandato qua, perché siamo pronti a tornare a casa con la nostra consapevolezza di aver fatto le cose per bene. Ma innanzitutto preme stigmatizzare l'atteggiamento della minoranza che si è sottratta dal poter dare le indicazioni e gli indirizzi che il Consiglio dà per la redazione di questo importante strumento di pianificazione e di programmazione. Abbiamo avuto la conferma che più che rilevare vizi procedurali, il loro atto che è stato proposto ieri di pregiudiziale è un atto di carattere politico teso a strumentalizzare quello che è l'iter che stiamo seguendo per poter intralciare e quantomeno ritardare la redazione del piano e poi magari per poter dire che la Toscana non ha un piano dei rifiuti e delle bonifiche. Dispiace anche sentir strattonare quello che è il ruolo del segretario regionale, che è tutta la nostra stima, ma che non è chiamato a dare dei pareri di legittimità. Eventualmente, come ben sanno o come dovrebbero sapere, se vizi di congruità ci sono tra i regolamenti e lo statuto del Consiglio regionale che è stato richiamato, dovrebbero essere trattati dal Collegio di Garanzia. Detto questo, noi invece siamo stati al merito. Abbiamo preso atto della delibera di giunta che ci ha formalizzato di aver seguito correttamente nel rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti quello che sono gli atti che è andata a proporre al Consiglio. Nel merito noi abbiamo detto cose chiare, apprezzando e ringraziando anche l'assessore per la sua comunicazione,
la Toscana ha bisogno di anticipare quelli che sono gli obiettivi dati dall'Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda il riciclo e il riuso dei rifiuti. Ha bisogno di una dotazione impiantistica che la renda autosufficiente non soltanto come regione ma anche nei vari territori, con un occhio anche ai rifiuti speciali che vengono prodotti dalle nostre aziende, per dare quindi una risposta in termini anche di competitività e di bilancio ambientale ai rifiuti speciali che da lì provengono. Un'attenzione particolare alla sostenibilità delle tariffe, perché le famiglie ovviamente, soprattutto in fasi difficili come queste, hanno comunque bisogno di non essere ulteriormente gravate. Il riutilizzo dei rifiuti, la transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. E questo era l'unico argomento che abbiamo affrontato in questo nostro appuntamento con Diritto al Consiglio. Per tutti gli approfondimenti, ve lo ricordo, c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Tra 7 giorni saremo ancora qua dentro il Consiglio.